Siamo con Franco Milanesi, assessore alla cultura della città di Pinerolo, che ha ereditato un progetto della precedente legislatura con un assessore alla cultura, lo ricordiamo il professor Martino Laurenti, e però ha trovato un'eredità anche delicata dal punto di vista storiografico. Sappiamo che l'eredità è delicata perché questo secondo volume non è un volume dedicato alla storia antica, ma è un volume che parte dalla fine dell'Ottocento e arriva alla fine del Novecento. Cosa comporta per un rappresentante della città, quindi per un esponente politico, dare il via e sostenere un progetto che in qualche modo riguarda anche i contemporanei? Grazie, la ringrazio per la domanda. Sì, è un progetto importante quello che avete messo in campo con questa storia di Pinerolo. Eredito un lavoro storiografico significativo, perché il primo volume ha dei contributi estremamente originali e importanti dal punto di vista storiografico, ed è giusto, mi è sembrato giusto e doveroso in qualche modo per la cittadinanza offrire anche un secondo volume che copra tra l'altro una parte della storia di Pinerolo meno praticata, perché Pinerolo è legata alle tre occupazioni francesi, è legata ovviamente alla storia medievale, alla storia della Chiesa in Novecento, alla storia militare. Chiaramente il Novecento è un buco storiografico per molti aspetti. Ci sono testi significativi di memorialistica, meno lavori più calibrati e più tarati da un punto di vista strettamente storiografico. Quindi sono sicuro che il progetto, la qualità del progetto sarà in continuità con quello che è stato il primo volume, e quindi come amministrazione abbiamo accolto con estrema soddisfazione e con volontà di sostenere anche questo prosieguo della storia di Pinerolo, dei mille anni di Pinerolo. Tra l'altro, in realtà nel Novecento Pinerolo ancora una volta è tutt'altro che marginale nella storia italiana, perché parlando della città ma anche del territorio limitrofo, dobbiamo ricordare che dall'inizio del secolo abbiamo Giolitti a Cavour, avremo Luigi Facta, ultimo presidente del Consiglio prima della marcia su Roma. Grazie a Daniele Arghittu sono emersi questi documenti, non abbiamo tutte le prove di questo incontro segreto dei gerarchi fascisti a Torre Pellice col generale Armando Diaz, ma soprattutto abbiamo Ferruccio Parri, primo presidente del Consiglio dopo la liberazione. Quindi Pinerolo ancora esprime personaggi nel bene e nel male, discussi, discutibili o importanti, ma che rappresentano la città nella storia italiana e che rendono questa città significativa. Perché Pinerolo è così significativa nella storia? Lo chiedo allo storico, più che all'assessore. Storico. Comunque sì, è vero che Pinerolo, me lo sono chiesto più volte, credo che la diversità, il fatto di essere città di frontiera in qualche modo abbia contribuito all'incrocio di diversità, di storie diverse che hanno indubbiamente arricchito la città. Penso, dunque, la questione territorio di frontiera, quindi Pinerolo ha, lo sappiamo, una storia militare straordinaria, da questo punto era di fatto una città fortezza, cambiata più volte. La presenza protestante, indubbiamente la presenza valdese, come la Ginevra d'Italia e Torre Pellice a 15 km da Pinerolo. Pinerolo ha sempre avuto un dibattito nella Chiesa protestante, ma anche nella Chiesa cattolica, vivacissimo. C'è stato un cattolicesimo di base che ha espresso figure di alto rilievo e un pensiero di altissimo rilievo. Quindi la vicinanza con la Fiat, la vicinanza con Torino ha fatto di Pinerolo un luogo di immigrazione. Pinerolo anche città giacobina. Pinerolo anche città giacobina, comunque, esattamente. Comunque città di scontro ideale in qualche modo. Benissimo, che è proseguito negli anni. E viene naturale a Franco Milanesi, per il suo impegno politico, per la sua storia politica, chiedere qualcosa sulla Pinerolo della Resistenza, perché quello è un capitolo importantissimo che viene affrontato. Tra l'altro è un capitolo che è stato affidato al professor Avondo, quindi un'autorità in materia. Anche in quell'epoca Pinerolo
dice qualcosa di importante, vogliamo... Senza dubbio, ci sono di nuovo Pinerolo e il Pinerolese ha espresso gruppi partigiani che andavano dai monarchici fino ai garibaldini, quindi ai comunisti, passando per le brigate Matteotti, forte presenza dei socialisti, fortissima presenza liberale anche, ripeto, monarchica, quindi ha avuto veramente un ventaglio di espressioni, come lei ha detto, ideali, non direi ideologiche, ma ideali, molto molto alte durante la Resistenza e anche dopo la Resistenza, perché in quanto sottolineato prima, voglio riprenderlo, a partire dagli anni 40 la storia della società e della politica pinerolese è una storia comunque di notevole intensità. Anche di grandi personaggi. E anche di grandi personaggi. Lei ha ricordato ovviamente Fatte e Parri che chiudono, diciamo che... chiudono al loro interno il ventennio fascista, l'ultimo ministro e il primo del dopoguerra praticamente, e anche dopo il 45, però credo sia dovuto anche alla composizione sociale che c'è stata. A me piace ricordare sempre che Pinerolo, nei censimenti di Pinerolo emerge che quasi metà della popolazione pinerolese è immigrata. Ecco, sull'immigrazione e infatti, l'abbiamo affrontata, esatto. Solo perché... il momento dell'immigrazione pinerolese cambia profondamente questa città, ed è un tema che abbiamo cercato di approfondire, la trasforma completamente e la rende in qualche modo la Pinerolo di oggi. Cioè, oggi Pinerolo è una città con una sua identità, ma che è un'identità non certamente provinciale, ma arricchita da questo apporto costante. Infatti, da questo rapporto e dal fatto che, per esempio, il rapporto, penso al tessuto produttivo, sicuramente è stata anche una città dormitorio. Centinaia, migliaia di pinerolesi si svegliavano la mattina e andavano in Fiat a lavorare, ma è anche una città produttiva dal punto di vista agricolo, attorno a Pinerolo, il Cuneese ovviamente, ma c'è stata anche un'agricoltura significativa nelle valli e quindi questo essere una cosa ma anche altro credo che l'abbia notevolmente arricchita e vivacizzata. Mi viene naturale a questo punto passare dall'assessore allo storico, perché in questo secondo volume c'è un non lunghissimo ma importantissimo contributo suo come storico su una vicenda che ha segnato la storia di Pinerolo in una stagione difficile, ci riferiamo agli anni di piombo e che è proprio il momento della trasformazione della città. Mi riferisco all'arresto di Renato Curcio, che oggi vive poco distante da qui lei come storico ha raccontato ricostruendolo con freddezza di storico, bisogna dire. Certo, e sì, quello è stato un momento importante in cui Pinerolo è balzata, come si dice, all'onore della cronaca, perché ci sono state fotografie al casello 30, dove c'è stato l'arresto di Curcio e Franceschini in seguito all'infiltrazione di Frate Mitra, insomma sono personaggi veramente particolari. Ed è stato anche un momento di svolta all'interno di un decennio, sappiamo, drammatico, ma anche molto ricco come gli anni 70, perché quello che io ogni tanto contesto è la chiusura di quel decennio all'interno della cornice degli anni di piombo. Quello sono stati, senza dubbio, ma sono stati anche anni di avanzamento sociale, di dibattito, di confronto politico, alle volte acceso e non necessariamente violento. Anzi, io dico sempre che la politica naufraga quando inizia quando il rapporto conflittuale diventa violenza. E questo credo che anche una. Mi viene naturale chiedere a questo punto. Pinerolo, soprattutto in quegli anni, vede venire meno la maggioranza democristiana e vede crescere anche politicamente la sinistra. Il contributo della sinistra e, diciamo pure, anche della sinistra ex parlamentare, delle ali più estreme, è stato importante per questo territorio. Oggi, con la prospettiva storica, quindi chiudendo la stagione dell'odio, la stagione della violenza, oggi con prospettiva storica ci rendiamo conto che quel momento è stato un momento sociale importantissimo, come diceva in precedenza, e che in questo territorio in particolare ci sono dei grandi testimoni della cultura
marxista in generale di sinistra. Vuole citarli, vuole... Ma sì, un po' per scherzo si dice tra amici, diciamo, il 68 è cominciato a Pinerolo nel 67. Il 68 in Italia è cominciato effettivamente con l'occupazione di Palazzo Campana a Torino e molti pinerolesi erano a Torino, Palazzo Campana. A quanto pare una caratteristica dei pinerolesi, quella di contestare, ricordiamo che furono i militari del Nizza Cavalleria ad andare ad Alessandria e poi andare a Torino per cercare di ottenere da Carlo Alberto lo statuto, quindi in qualche modo la storia si ripete. Sì, prima ho ricordato la storia della Chiesa, anche la contestazione, comunque il movimento all'interno della Chiesa Cattolica, San Lazzaro era in qualche modo era richiamato in tutta Italia, veramente. I preti di San Lazzaro voleva dire esattamente qualcosa. Quindi anche nel mondo cattolico c'è stata indubbiamente una vivacità, come c'è stato nel movimento studentesco e, come lei ricordava, anche nella vicenda politica, effettivamente. Un ceto democristiano solido e poi un partito comunista. Vogliamo ricordare alcuni degli esponenti della sinistra più significativi? Certo, ma sicuramente Alberto Barbero è stato un sindaco importante per Pinerolo, che ha segnato, io attualmente sono anche assessore all'istruzione, la rete fitta di sistema scolastico, di offerta scolastica è sicuramente dovuta alla figura di Alberto Barbero, del sindaco Barbero. A me piace ricordare un'altra figura, un insegnante che era Giovanni Giolito, che è stato uno dei primi a lavorare sulla società operaia, sulla società di mutuo soccorso. E ricordiamo che Pinerolo vede la prima nascita, esatto, della società operaia di mutuo soccorso, quindi 48. Di fatto anche del concetto di sindacato. Infatti nel 1848 viene fondata la prima società operaia e viene fondata a Pinerolo. E Giolito, detto Gioli da tutti, ha raccolto i primi documenti, ha fatto una delle primissime pubblicazioni. Nell'ambito della sinistra mi piace ricordare, anche perché era un'amica con una storia molto particolare, la figura di Francesca Spano, che era di famiglia ebraica, figlia di un altro dirigente, importante dirigente del Partito Comunista, convertitasi al baldismo e si era trasferita a Torre Pellice a Pinerolo. È stata un'amica con cui ho avuto un rapporto intellettuale intensissimo, era una persona veramente straordinaria ed è stata consigliera comunale. E poi mi spiace ricordare persone che non ci sono più, Gian Piero Clement, che è stato in regione ma prima consigliere e assessore a Pinerolo ed era nel partito della Rifondazione, operaio, una personalità particolare, veramente un uomo che ha fatto a 13 anni era in fabbrica alla RIV e ha fatto proprio un percorso di quella che chiamavamo l'aristocrazia operaia. La famosa aristocrazia operaia, mi viene da ricordare per un altro, mi viene da ricordare un personaggio che poi politicamente era su posizione completamente diversa, Gippo Frassino, che dell'aristocrazia operaia, certo, della crisi dell'aristocrazia operaia, canto moltissimo nei suoi testi proprio. Bellissimi, un'ultima domanda e torno all'assessore. Un lavoro storico di questo tipo, quale valenza ha per interrogarsi sul futuro della città? Può servire in qualche modo alla classe politica, agli amministratori, per interrogarsi sulle scelte future? La speranza è che serva a questo. Non posso andare oltre la speranza, che vale per questo lavoro e vale per la storia come tale. Perdere la memoria di quello che è stato vuol dire vivere nella contingenza e perdere anche progettualità. Credo che conoscere il proprio territorio, la propria città, le vicende che l'hanno attraversato e che si sono depositate materialmente nella nostra storia, nei luoghi e nella memoria, sia fondamentale per l'agire politico e per l'agire sociale. E quindi la speranza è che sia un'opera significativa ma utile per chi amministra, utile per i cittadini, utile anche per creare e
senso di appartenenza. Esatto, un senso di appartenenza e un'identità, che non vuol dire un'identità cristallizzata, perché Pinerolo insegna esattamente quella, l'identità di Pinerolo è di non essersi mai cristallizzata, di essere sempre stata in movimento con apporti diversi, e la sua ricchezza è anche questa. E quindi grazie veramente per il lavoro che hai fatto. Grazie Assessore. Se ci sono domande e curiosità da parte dei lettori, come sempre usate la pagina Facebook Pinerolo Mille Anni di Storia, scrivete alla redazione e se avremo delle domande da parte dei cittadini, le gireremo e le chiederemo di nuovo. Sì, sì. Un po' di tempo. Grazie.